Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, la strategia energetica cilena punta sull'idrogeno. Entro il 2023 la produzione mondiale di idrogeno nel mondo quadruplicherà, passando dalle attuali 0,4 milioni di tonnellate a quasi 1,5 milioni. E si moltiplicheranno così anche i paesi che abbracceranno la via della transizione energetica e le opportunità per le nostre aziende della green economy. Il Cile, per esempio, intende diventare un assoluto protagonista in questo senso e ha avviato una strategia all'insegna di una politica dell'idrogeno che pone al centro la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Al varo della nuova strategia si accompagna una rinnovata apertura per gli investimenti stranieri che reca con sé nuove opportunità per le aziende italiane che saranno in grado di coglierla. In testa c'è Snam, ex società di Stato per la distribuzione del metano, oggi moderna azienda energetica attiva sull'innovazione e sull'energia pulita. Gli ambiziosi progetti di Snam per raggiungere la neutralità carbonica nel 2040 ben si sposano con gli obiettivi delle istituzioni cilene, che hanno previsto un finanziamento di 50 milioni di dollari per sostenere le imprese impegnate in progetti di idrogeno verde, oltre a un quadro regolatorio sicuro per gli investitori e a un tavolo pubblico-privato sulla competitività del costo dell'idrogeno. E se l'Italia entro il 2050 potrebbe coprire quasi un quarto del suo fabbisogno energetico, trovando segmenti di domanda particolarmente interessanti nel trasporto, nel riscaldamento degli edifici e in alcune applicazioni industriali, il Cile non vuole essere da meno, tanto da far parlare di una vera e propria diplomazia verde. L'obiettivo del governo cileno è quello di convertire il paese in un centro mondiale di ricerca, sviluppo, produzione ed esportazione dell'idrogeno attraverso la cooperazione internazionale, l'apertura agli investimenti stranieri e la stipula di nuovi accordi energetici bilaterali. È forte infatti la convinzione, confermata peraltro dalle politiche di decarbonizzazione di molte aziende energetiche, che questo sarà l'anno dell'idrogeno verde e che il settore conoscerà un vero e proprio slancio. Ora la sfida è quella di abbassare i costi ed elaborare un quadro normativo più semplice e un accesso facilitato ai finanziamenti, soprattutto a quelli di lungo periodo. Domani Farnesina per le imprese sarà dedicata alle opportunità per le nostre aziende in Danimarca. Le ascolterete dalla voce del nostro ambasciatore a Copenaghen, Ferrari.